L'esercito italiano ha celebrato i suoi 154 anni. Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha conferito delle onorificenze ai nostri soldati. Per la prima volta dalla Prima Guerra Mondiale, una medaglia d'oro al valore è stata concessa ad una donna, una soldatessa gelese, Monica Contraffatto, ferita gravemente in Afghanistan. Che cosa è accaduto nel 2012 a base ISIS nelle montagne afghane, Monica? Quel giorno, la mattina, sono lanciate delle bombe da mortaio fuori la base. Siamo usciti di pattuglia, da una pattuglia antimortaio per vedere da dove proveniva la minaccia tipo nemica. Siamo rientrati nel primo pomeriggio, neanche il tempo di andare in tenda, è caduta la prima bomba da mortaio dentro la base. Invece di andare sotto l'antimortaio, ho ripreso di nuovo il mio equipaggiamento, sono andata verso i mezzi e lì la seconda bomba da mortaio ha ferito me. E una scheggia ha preso l'artiglia femorale e quindi ho avuto delle conseguenze, ho avuto la perdita a una gamba perché il circolo, il sangue non arrivava più alla periferia, mi hanno tolto tipo un po' di intestino. Fortunatamente in quel momento c'era un mio collega che mi ha visto da lontano che stavo sul piazzale vicino ai mezzi, quindi è riuscito dall'antimortaio e mi è venuto a prendere e mi ha dato i primi soccorsi. Sono rimasta sempre vigile. Ho pensato solo al mio lavoro, ho pensato solo a lavorare, anche quando loro mi soccorrevano e sentivo qualcuno che magari era un pochettino agitato, gli davo coraggio, gli dicevo dai, non ti preoccupare, non è niente. E poi mi sono addormentata a Della Ramma, al primo ospedale da campo, americano, e mi sono risvegliata a Ramstein, dove mi avevano detto che avevo perso una parte del mio corpo, una piccola parte. Prima, però penso di non aver fatto nulla di eccezionale perché ho fatto solo il mio lavoro. Io penso gran parte dei miei colleghi avrebbero fatto la stessa cosa. Io ho pensato quel giorno a lavorare e non ho pensato a salvarmi la vita. Spero di diventare un atleta. Lo spero. L'anno scorso ho avuto un piccolo infortunio al ginocchio, quindi sto ricominciando dopo un anno, sto ricominciando di nuovo a correre. Se Dio mi assiste, sono molto credente. Spero di poterlo realizzare perché il mio sogno quando ero un po' più giovane, quando ero un po' più piccola, era quello di entrare nell'esercito, di andare in missione, di aiutare le persone che stavano un po' più in difficoltà. Adesso che sfortunatamente non posso farlo più, spero di realizzare il mio secondo sogno.